Aspetta. No! Non mi dire che... Ciao a tutti, ben trovati e benvenuti in questo nuovo spacchettamento per Pokémon Lucentezza Siderale. Nonché primo spacchettamento per Pokémon Lucentezza Siderale e probabilmente anche unico. Il motivo è che non voglio più acquistare carte e riempirmi la casa di carte che non voglio, ma dato che sono un collezionista, fare acquisti mirati a specifiche carte. Ad esempio il bellissimo Palkia Alternative Art che troviamo in questa espansione. È devastante come artwork a livello concettuale, quindi preferisco spendere magari 80-90 euro solo su quella piuttosto che spendere 150 euro per delle bustine e magari neanche trovarlo. Ma direi che una sbustatina di 10 pacchettini non ce la toglie mai nessuno. Perché sì, se da una parte è vero che sono un collezionista e voglio fare acquisti mirati e spendere meno, una spesuccia ogni tanto piccola non guasta. Iniziamo quindi con il primo pacchettino. Come sempre ci sono problemi all'apertura dei pacchi, ma questo oramai ce l'hanno un po' tutti. Codicino, se lo volete ve lo regalo, che tanto questi non li rivendo proprio. Facciamo ovviamente il trick per iniziare, insomma, dai, un piccolo trick ci sta sempre all'inizio. Poi magari si può andare un pochino più veloci. È un bellissimo Golduck. Tra l'altro ho visto già alcuni art, ecco ad esempio art come questi che hanno il contorno molto marcato rispetto alle altre art che sono comunque disegnate con lo stile tradizionale. Molto carino. Ponita, bello anche questo Ponita. È bello poi che iniziamo finalmente a vedere qualche artwork di Isui. Ci sta, proprio... Cavoli, ma proprio al tempio? Ah. Ok, Rowlet. Oh, Shavuot e gli starter. Dammi anche Cyndaquil, ci siamo. Avalug e Sudowoodo. Ah. Ok, questo però è l'Avalug reale. No, non è quello regale. È quello regale, forse. Sì, forse è quello regale. Oddio, visto così sembra molto più grande del normale. Mi sa che è quello regale, sì. Ok. Via, secondo pacchettino. Ok, questo si è aperto bene. Tra l'altro mi sono messo da parte altri 5 pacchettini per gli artwork, perché quelli, insomma, se un giorno uno se li va a rivendere, sono tanta roba. 2, 3 e 4. Ottimo. Energia, ovviamente. Se il trick esce bene, davanti c'è l'energia. Kirlia. Lino, sì, qua ci sono anche gli allenatori base. Voltorb di Kisi. Oh, perfetto, facciamo l'evoluzione. Ah, bello sto Basculin. Tra l'altro l'acqua è fatta meglio del gioco, il che è tutto dire. Ah, Gremiapo, andremo alla costa oltremare. Uciena. Che bello! Ma che figata di art! Bellissimo! Ok. E Breviary di Hisui. Ok, questo qui è al Tempio di Puntaneve. Ma sto artwork è devastante. Gossan non è la prima volta che lo vedo su un art di Pokémon. E anche l'altra volta era stato abbastanza bravo. Siamo di fronte a un nuovo Arita? Certo, non è che Arita è l'unico bravo a disegnare. Però quando vedi Arita è quello proprio che di più nel corso degli anni si è distinto fra gli art creator per Pokémon per il gioco di carte. Eccoci qua. Ok. Oppla. Codicino. Facciamo anche qui il trick. Non sento ancora niente di ruvido, quindi magari non troviamo nulla. Martaul. Ah, villaggio Giubilo finalmente. Raffle. Altro Ponita. Senti, troviamo Cyndaquil e mi fai felice, dai. Ma anche qui lava, eh. Oh! Vabbè, la pilla, ragazzi, è la pilla, avanti. La best waifu di leggende. E un altro... Altro Breviary, qualcosa di diverso, dai. Beh, insomma, la pilla. Niente che non è. La cosa buona di questi pacchetti difficili da aprire è che se vengono manomessi ve ne accorgete. Perché si aprono facilmente. Quindi diciamo che aprirli difficilmente è quasi un sistema antitruffa. Molto molto ingegnoso. Invece una volta era più facile fregarti. E comunque fregano ancora, eh. Fregano ancora, quindi
Combi, carino. Murals, ovviamente Montecorona dietro. Nikit. Oh, una Togepi. Ah. Ok, carino. Regieleki. Ok, bello. Dietro c'è qualcosa. Una V. Cleavor V. Oh, ma ci picchia. Mi manca un braccio. Ah no, sta usando... Ma la scure ce l'ha... Cioè, sta usando due bracci per la stessa scure? Sì, ho detto bracci, non braccia. Strano. No. Ma artwork... Sembra che gli manchi un braccio, ma credo che... Stia usando... Ma si può usare due braccia per una scure? No, non può, è strano. Ponyard, cosa? Proviamo i Ponyard, proviamo. Ok, mi sa che anche qui stavolta non troviamo nulla. Ma vabbè, il gioco più o meno è questo, quando sbusti. Peso buono, scuro grigio. Ponyard, Pociena. Yamma, ah! Con la ditta Jingo. Ah, ok, carino. Drifloon, ah, Drifloon a me hanno fatto impazzire le leggende. Troppo bello l'effetto quando scompaiono. Miele e altro Abalug. Però miele, oh, niente, non è. Questo c'è l'artwork di Palkia. Ah, oh. Questa è venuta via facile, allora è una scammata. 1, 2, 3 e 4. Ah, ho sentito qualcosina di molto liscio, quindi potrebbe essere anche... Oh, aspetta, ah sì, è l'energia, bene. Godark. Potrebbe essere anche semplicemente una B. Beh, semplicemente, insomma. Oh, questo è di Arita. Mitsuhiro, sì, è lui, è lui. Questa l'avevo già vista. Bella. Porca miseria. Ma perché Arita è così bravo a disegnare? Come cavolo fa? Ah, Mischievous. Mamma mia. Come cavolo gli è venuto in mente di chiamarla così? Oh, ehi, hey, una full. Ok, aspetta, aspetta. Ah, Regi, vabbè, insomma, Registeel, mica niente, eh. Ok, abbiamo Weirdir. Cavolo, Weirdir e Risa. Ci picchia. Bello. Che figata. Ah, perché il nome arriva fino a sopra, fino a qui praticamente. Poi c'è... Ah, sì, quelli che hanno il nome più lungo effettivamente fanno una volta sola. Non avrebbe senso farne uno più corto, uno più lungo. Lo fanno uguale per tutti. Davvero bella, guarda che riflessi. Bellissimo. Beh, beh, insomma, fregate. Fregate. Comprare pacchetti così sfusi e trovarci comunque... Ah, un'altra scammata. E trovarci comunque roba decente fa sempre piacere. Come quando vai in edicola e dopo 200 pacchetti di Fiamme Oscure ne apri uno e trovi Charizard. Quella mi rimarrà per sempre impressa. Oh, Selina! Ok. Cyrus femmina, detto anche. Psyduck alla costa oltremare. Ma Psyduck alla costa oltremare si spingono fino alla zona fantasma gli Psyduck, non mi pare. Quando iniziano questi alberi ci sono alcuni chatot, ma gli Psyduck già iniziano a scomparire. A parte ci sono i Golduck addirittura, più facile trovare. Oddio, bella. Chi è che l'ha fatta? Tesiro. O Tesiro. Bellissimo. Ah, è bello vedere che finalmente però i Pokémon interagiscono con l'ambiente, perché lo fanno anche... No, aspetta, lo fanno anche nel gioco. Aspetta. No, non mi dire che... Oh, ok. Ok, mi stavo per prendere un colpo. Ok. È Palkia Viastro. Palkia originale Viastro, ok. Pensavo che fosse l'alternative, mi stavo per prendere un colpo. Bello, beh, le Astro sono belle comunque,
l'ha fatta SkyCG Works. Lo sapete che ci sono, oltre a Goban Graphics, altri che stanno iniziando a lavorare con il 3D per Pokémon, per il gioco di carte, e stanno iniziando a fare le carte in 3D, in CG, in movimento. Ad esempio ho visto il Machamp di questa espansione, c'è un Machamp che è una figata pazzesca, e non è di Goban, quindi insomma stanno iniziando davvero a lavorare bene col 3D. Cavoli, però si è tagliata male. Aia, il bordo qui, c'è un mezzo metro di qua di bordo e di qua uno sputacchio. Che dolore. Sopra, no, sopra e sotto mi pare abbastanza. Forse sotto un pochino di più. Allora, ma perché le tagliate? Ma le tagliano a mano? Cioè, non lo so. Boh. Dà un fastidio vedere che riducono le carte in queste condizioni. Certo, a loro non deve fregare che poi noi li mandiamo a gradare o cose simili. Ma perfetto, messo qua. Ok, no, pensavo di aver sentito subito. Però, insomma, devi comunque tagliarle bene. Vogliamo ricordare come erano tagliate quelle di Evoluzioni Etere? Meno male che non ho acquistato niente di quell'espansione. Ho solo acquistato il Mambat. Ok, Fucian. Glemiao. Yanm. E una Jujubilo. E Togekiss, no? Vabbè. Togekiss, mamma mia. Più che Togekiss è stato difficile catturare Togekiss, che svolazzava in giro per la regione. Stava lì all'acquitrino vermiglio. Da quelle parti là stava. Che chiavi da prenderlo. Eccolo qua. Dovrei mettere a posto qui. 1, 2, 3 e 4. E via. Energia elettro, occhiali super efficaci. Oh! Il bronzer psichedelico di Shinji Kanda. Bello. Però è meno psichedelico delle altre carte psichedeliche. Mi sa che l'autore forse è diverso. Bello però. Diwot che si rilassa. Walter Beasy. Lemiao. Ah, Flynab in città. Questo fa danno, Tot che se la vola. Ponita. Ui! Bella! Greninja Shiny Luce. Aspetta però. Cioè, allora, cromatico perché è nero. O shiny. Ma lucente? A meno che non le chiamano così le carte nuove, le nuove shiny, le nuove cromatiche. Bello, guarda che effetto! Figata, bellissimo. E anche Regice. So, così Reggi. No, mi mancano Regirock e Regidrago. Magari il prossimo pacchettino. Bellissimo sto Greninja. Alla faccia. 3 carte su 10 pacchetti sfusi. Non è male, eh. Wow, ho anche il metodo per aprirle ora. Ho imparato pure il metodo. Moni, sei bello. Non so aprire i pacchetti. Ma come si fa? Ma come si fa? Aui, via. Hanno messo per fregare chi pesa le bustine. Questa qui. Quando era l'altra volta che ho aperto, sì, le prime bustine. Un momento. Facciamo finta che non è successo niente. E andiamo avanti. Bene, Kriketune, fossile sconosciuto, Bronzong, Barboach, Scyther, Eevee, Heracross, Teddy Ursa, Combi e Typhlosion di Easy. Oh, Typhlosion! Come se non l'avessi visto prima per sbaglio, perché il trick non è riuscito per qualche ragione. Sono contento. Sono fottente felice di aver trovato Typhlosion, il mio starter di leggende Pokémon. Bellissimo. Porca miseria, quanto è bello. Con tutte le sue fiammelle. Mamma mia. E su questa dolcissima nota possiamo concludere lo spacchettamento. Tra le altre cose, ora facciamo un piccolo recappino insieme al bellissimo Typhlosion. 5 su 10 pacchetti.
ci metterei la firma ogni volta. Allora, ricapitolando, senza andare per forza in ordine, Greninja lucente, Palkia originale V Astro, bello, sta per prendermi un colpo prima, Weirdir, Full Art ovviamente, Cleavor e Typhlosion di Hisui V. Quanto è bello, quanto Typhlosion bello. Tra l'altro, questa collezione di Arceus è quella speciale con la statuina, si può vedere anche qui. Questa carta ce l'ho in giapponese e averla italiana sigillata non è che mi faccia tanto schifo. Sicuramente questo qui salirà per causa di forze maggiore di prezzo, come lo è salito quello di Lens. Ad ogni modo, con il bellissimo Typhlosion di Hisui, io vi ringrazio per aver seguito il video. In descrizione ovviamente trovate il link per Instagram e Telegram. E che bellezza. Se ancora non siete iscritti, magari iscrivetevi. E ci vediamo alla prossima. Bye bye.